vedete, no? Manifesti, poster, associazione collezionisti, un premio, diploma, il bollettino, il pronto soccorso. Punto dopo punto, in tutto 26, con i quali Ivan Bruschi nel 1968 aveva descritto la sua fiera antiquaria. Proprio oggi la manifestazione che ha portato in giro per il mondo il nome di Arezzo compie 50 anni. Trovò più di 150 espositori in tutti quei mesi, in Umbria. Riportava i nominativi, andava in Veneto, lui all'infuori che la Sicilia e la Sardegna non ci andò, se no lui è sempre in giro questi 5-6 mesi per trovare espositori. Una mostra con foto e documenti alla Casa Museo Ivan Bruschi in Corso Italia ne ripercorre la storia. Beh, Ivan Bruschi, io spero che sia contento perché abbiamo, come dire, curiosato nel suo archivio, abbiamo estratto le cose a cui probabilmente lui teneva di più, e soprattutto oggi le persone che visitano la mostra rivedono la sua scrittura, rivedono i suoi progetti e in fondo una bella utopia, cioè quella di dare alla città un orizzonte di carattere nazionale e internazionale ed arricchirla nelle sue infrastrutture e renderla naturalmente attuale. Cronache della Fiera Antiquaria, documenti e immagini dall'archivio Bruschi realizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, sarà visibile al pubblico fino al 6 gennaio 2019. Sono da circa un anno ad Arezzo, però queste bellezze, compreso la galleria Ivan Bruschi, ci permettono veramente di sentirsi come a casa propria.